Eccoci, eccoci, buonasera a tutti. Riprendiamo con la seconda parte dedicata all'impressionismo. E oggi lo facciamo attraverso un'opera celebre, La colazione sull'erba di Édouard Manet, quadro famoso che fu presentato al Salone di Parigi, però la giuria, composta allora dai maestri dell'Accademia, la giuria rifiutò e scartò il quadro di Édouard Manet. Andiamo a vedere perché e che cosa si nasconde dietro quest'opera. Ma iniziamo ancora con una domanda, come riconoscere le opere impressioniste? Adesso andiamo a vedere un'opera interessante, Colazione sull'erba di Claude Monet, perché le novità della pittura impressionista, quali sono state? Quello di riuscire a cogliere l'attimo sfuggente della natura attraverso la tecnica rapidissima, la pittura en plein air. Cioè la pittura all'aria aperta che fu resa possibile appunto grazie all'utilizzo dei tubetti di colori olio che appunto furono disponibili per la prima volta in quegli anni. Siamo intorno alla seconda metà dell'Ottocento e quindi un gruppo di artisti inizia a dipingere en plein air, portandosi dietro appunto i loro cavalletti, i loro colori olio e quindi iniziano a cogliere l'impressione della natura perché il termine impressionisti deriva proprio da impressione, cioè la ricerca di quell'attimo luminoso del paesaggio attraverso dei tocchi di colore rapidissimi, come quelli che vediamo nella colazione sull'erba di Claude Monet. Qui vedete come filtra la luce e che rende quell'ora del tardo pomeriggio. Luce che appunto si riflette sulle vesti, sugli oggetti e ci dà proprio la percezione di quell'atmosfera. Quindi cogliere l'attimo luminoso del paesaggio con una rapidità d'esecuzione che porterà proprio gli impressionisti a interessarsi ai fenomeni della luce, luce che poi si scompone nei vari colori e quindi gli impressionisti cercarono di cogliere quel variare della luce nelle diverse ore della giornata. Quindi applicarono poi le teorie scientifiche nel campo dell'ottica elaborate da Chaprel. Altro aspetto importante dell'epoca fu quello della fotografia, che nacque proprio in quegli anni, nel 1838, e che quindi introdusse delle inquadrature rivoluzionarie, in diagonale, dei tagli fotografici, come quello che vediamo sempre nel dipinto di Claude Monet, dipinto olio su tela, realizzato tra il 1865 e 66 e oggi conservato al Museo d'Orsay a Parigi. Ma come nacque l'impressionismo? Allora, la prima mostra degli impressionisti fu organizzata nel 1874, ma non in un salone, ma fu organizzata nello studio di un fotografo, Nadar. E la cosa importante è che non era mai successo che gli artisti si auto-organizzassero uscendo da quelli che erano gli spazi ufficiali predisposti dallo Stato. In passato, per la verità, c'era stato un artista, c'era stato Courbet, che con il suo padiglione del realismo aveva esposto, vi ricordate, l'atelier del pittore, ma adesso c'è un gruppo di artisti che, qui vediamo il Salon des Refusés, di cui parleremo, un gruppo di artisti che, dopo essere stati rifiutati dai saloni ufficiali, vogliono uscire dal sistema. E quindi cosa fecero? Siccome il salone era un'istituzione antica, però era nata già a partire dal 600, che accoglieva tutti i dipinti storici, mitologici, anche i paesaggi, anche se non erano tra i temi preferiti. E quindi gli artisti che volevano esporre e vendere le loro opere dovevano partecipare a questi salon ufficiali. Ma è chiaro che i salon erano composti da una giuria, la giuria era composta da maestri dell'Accademia, e quindi questi maestri non accettarono i futuri impressionisti e tra l'altro la giuria all'epoca rifiutò tantissime opere, su 5.000 sembra che 3.000 furono rifiutate e tra queste opere fu rifiutata proprio la colazione sull'erba di Manet, non soltanto però la colazione sull'erba ma anche l'opera di Claude Monet, di Camille Pissarro. Quindi che cosa successe all'epoca? Che Napoleone III decise di organizzare la mostra alternativa al Salon parigino, la mostra appunto organizzata nel Salon des Refusés, quella che vediamo in questa immagine così disegnata in maniera molto rapida, quindi il Salone delle Opere Rifiutate. E questo consentì proprio ai futuri impressionisti, come a Manet, con la sua colazione sull'erba, ma anche altri artisti, abbiamo detto Camille Pissarro, eccetera, di esporre finalmente le proprie opere. Adesso andiamo a vedere la colazione sull'erba, opera che appunto fu al centro di
ampie critiche, e Manet tra l'altro fu accusato di aver portato sulla tela una comune prostituta. Questa è una tela tra l'altro di grandissime dimensioni, la andiamo a vedere per intero, sono 2 metri, circa per 2,5 metri, oggi si trova al Museo d'Orsay a Parigi, ma è un dipinto che suscitò scandalo, suscitò critiche e fu rifiutato ovviamente dal salone ufficiale ed esposto appunto nel Salon des Refusés nel 1863, ma anche qui fu al centro di critiche, perché che cosa ci porta Manet nella tela? Ci introduce una scena ambientata all'aperto, un picnic, dove poi appunto ci sono, vediamo, questi due uomini vestiti in costume d'epoca, la donna nuda, è ambientata questa scena nei pressi di in un bosco, nei pressi della Senna, gli due uomini sono intenti a conversare, la ragazza nuda però ci osserva con quello sguardo così privo di pudore, e già questo imbarazza, diciamo, lo spettatore. E poi sul fondo c'è questo specchio d'acqua dolce, una seconda donna femminile in sottoveste e nell'atto di rinfrescarsi. Ecco, quindi cosa fece Manet? Manet era un appassionato di arte, quindi aveva studiato la pittura rinascimentale e quindi trovò proprio ispirazione da un dipinto, sembra, quello di Tiziano, il Concerto Campestre, sembra che poi si ispirò anche al Giudizio di Paride di Raffaello. Comunque si ispirò in particolare a questa iconografia, dove appunto noi vediamo il nudo, che però ancora ha un'accezione mitologica, allegorica, mentre nell'opera di Manet questo quadro ovviamente provocò scandalo al pudore, perché il vero punto di rottura sta proprio in quella donna nuda che si rivolge sfrontatamente lo sguardo verso noi spettatori, creando imbarazzo. Quindi non è una ninfa, non è una dea, non è una figura mitologica, ma è una donna parigina che mostra il proprio corpo, e questo all'epoca non piacque sicuramente. E la cosa interessante però è la svolta pittorica che ci porta Édouard Manet, perché la sua pittura è realizzata attraverso, vedete, questi contrasti forti tra l'incarnato della donna e poi gli abiti scuri, e poi altro contrasto ancora tra le due fonti di luce, no? Quella sul fondo e poi queste ombre appunto stese con pennellate piatte. Quindi tecnica rapida, resa possibile, abbiamo detto, grazie ai tubetti ad olio, tecnica all'aria aperta, però come vediamo quest'opera in particolare, visto che è un'opera di grandi dimensioni, sembra che appunto Édouard Manet non, cioè c'è un dibattito secondo il quale in realtà l'ambientazione sembra che non sia stata, cioè non ha dei riferimenti, non contiene degli elementi che ci possono confermare che appunto la scena sia stata dipinta all'esterno, ma addirittura poi, viste anche le dimensioni della tela, questa scena avrebbe potuto essere anche stata dipinta in studio. Tra l'altro poi la cosa interessante, e poi con questo concludo, che ci sono due fonti di luce, perché c'è una fonte di luce interna al quadro in alto a sinistra, vedete, e poi c'è anche una fonte di luce che proviene appunto dall'esterno del dipinto e che illumina i personaggi seduti. Quindi poi in primo piano, quindi ci sono i vestiti abbandonati in primo piano e il cestino della colazione. Quindi opera interessante, io qui mi fermo, riprenderemo ancora nelle prossime lezioni il nostro percorso per arrivare a parlare del post-impressionismo. Grazie a tutti e una buona serata.